Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questa splendida sacrestia della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, per raccontarvi un episodio che qui negli anni 40, in tempo di guerra, venivano tantissimi soldati americani. Tra questi c'era un italo americano che si chiamava Joe Asterita. Si trattava di un assistente al cappellano del 15° Army Air Force americano, che era stazionato a Foggia. Lui veniva qui ogni settimana e lo ha fatto per diversi mesi. Parlava con Padre Pio, aveva modo di confessarsi, tra l'altro era diventato quasi colui che traduceva tutti in lingua inglese tutti gli altri soldati che venivano qui, quindi faceva un po' a volte anche da interprete. Era diventato quasi di famiglia, e un giorno Padre Pio gli chiese un favore. C'erano 5 persone civili da accompagnare a Foggia. Joe disse subito a Padre Pio: padre, purtroppo questo va contro il regolamento, io non posso trasportare dei civili sulla mia jeep. Padre Pio lo guarda e gli dice: accompagna queste persone a Foggia, fammi questo favore, non possono più tornare, non c'è la corriera, quindi devi accompagnarli tu. E di nuovo Joe dice: padre, ma io non posso accompagnarli, lo vieta il regolamento. Al che Padre Pio si fa serio, gli punta un indice vicino alla testa, quasi ci viene da sorridere, però il fatto è abbastanza serio, perché Padre Pio gli disse: Giuseppe, tu mi hai fatto una promessa e la manterrai, ricordati che ogni volta che io ti chiedo di fare qualcosa per me funzionerà, tu non devi aver paura. Al che Joe si mette in macchina, trasporta queste 5 persone. Lui racconta che nella strada che da Manfredonia porta a Foggia, quindi la strada diciamo quella principale, viene fermato per ben 2 volte dalla polizia militare, che nel momento in cui lo ferma dà uno sguardo alla camionetta, alla jeep, e gli dice di proseguire, che era tutto a posto. In quel momento Joe e le altre persone che erano in macchina con lui percepirono un grande odore, lui lo descrive anche un profumo intenso, è come se Padre Pio li accompagnasse. Dopo qualche chilometro, altro posto di blocco, altro controllo, nulla, prosegue. Lui intanto era contro il regolamento, aveva 5 civili a bordo. Un profumo che li accompagnò fino a quando lui riuscì ad accompagnare queste persone a Foggia. Questo è solo un piccolo episodio che ci fa riflettere su quello che è la presenza e la partecipazione di Padre Pio. Allo stesso tempo poi lo stesso Joe tornò in America, ma prima di tornare fece una confidenza a Padre Pio. Gli disse: padre, io voglio diventare, lui era già assistente del cappellano, voglio diventare monaco trappista. Padre Pio scoppiò in una fragorosa risata, perché disse: tu non sei stato mai capace di stare in silenzio e ora vuoi diventare monaco trappista, tu sei fatto per la famiglia, tu devi sposarti e devi fare dei figli. Beh, poi Joe tornò in America, trovò un buon lavoro e incontrò anche una ragazza, una italo-americana, Adelina. Beh, la sorpresa sta tutta nel fatto che arrivò una lettera da San Giovanni Rotondo a casa di Joe, dove Padre Pio gli scrisse che lui aveva recentemente conosciuto questa ragazza ed era la ragazza che faceva per lui. Anzi, continuò nella lettera Padre Pio, tu avrai dei figli che chiamerai Pio e Francesco.